Hey, thanks for having my back out there with Triple H. If it wasn't for you, I might have lost my chance to face John Cena at SummerSlam. No problem. I know you don't have many allies on SmackDown, but from now on, you can trust me to be there for you. I saw what you did out there tonight. That took some guts to put your match with me on the line. Honestly, I'm surprised you did. I wouldn't be where I am if I played it safe. I don't take the easy way out, and no matter what obstacles are put in front of me, I never give up. Interesting choice of words. Yeah, well, that's just how I live my life. For me, it's not just a catchphrase to sell towels. And you think that's all it is for me? I busted my ass for everything I have. And will continue to do so until someone has to drag me out of that ring. Guys, you have a match coming up. How about you settle this in the ring? You know what? That's a good idea, AJ. With all this talk about never giving up, how about you put your money where your mouth is? At SummerSlam, how about we make our match a submission match? Like I said, I don't play things safe. So you got it. I hope you're ready to dance at SummerSlam, because I'm gonna make you tap. Hey, come on, that's enough. Are you sure that was the right decision? No, not at all. I need to start learning some more submission moves ASAP. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio, questo nuovo episodio della serie di WWE 2K19, sempre sulla carriera. Abbiamo appena visto il video dove appunto si è decisa la stipulazione del match contro John Cena a SummerSlam, match che vedremo in questo episodio. Intanto vediamo cosa ci va a dire The Style. Ricordati che ci sono io a coprirti le spalle nel caso in cui ti prendi il ringhiotto e provino a farti qualche scherzo. You've been such a big help, which is, I hate to ask for another favor, but would you be willing to show me the calf crusher? Chiediamo a AJ Styles di insegnarci una mossa speciale. È la mia mossa personale, sono un po' restio a rivelarti qualche mossa mia, in poche parole. No, alzati, cioè, non c'era bisogno. Ora te la mostro, fantastico, ti devo un favore. Don't worry, I'm sure we'll settle up at some. Prima o poi torneremo in pari. Vi ricordo che lui ha la valigetta. Quindi questa cosa della valigetta può andare contro di noi anche. Vediamo Daniel Bryan. Purtroppo a questo punto non c'è molto che possa fare per aiutarti. Mi dispiace per il trattamento che ti ha riservato Triple H. Lo capisco, quello se barra ancora come pochi. Me la fa ancora passare per una storia di 5 anni fa. In bocca al lupo per il tuo submission match contro John Cena. Occhio a non farti prendere in una STF. Più facile a dirsi che a farsi. Ok ragazzi, quindi potrei dire che possiamo andare direttamente a SummerSlam per il match contro John Cena. Ok ragazzi, eccoci qua. Andiamo con il match. Possiamo subito notare che come manager di John Cena c'è proprio AJ Styles, e come manager di sono scritto al contrario, guardate, come manager di John Cena c'è Triple H, come nostro manager c'è AJ Styles, però sotto sono scritto al contrario, vabbè, comunque me ne sono accorto perché ogni volta che stiamo dando qualche botta o qualche presa a John Cena, già Triple H fa delle facce ovviamente strane. Quindi il nostro obiettivo principale è quello di portare la salute di John Cena sul giallo all'interno del ring. Io direi di poter saltare anche da qua, se ce lo permette. Vediamo. No, ok. Allora, ritorniamo nel ring e vediamo cosa possiamo fare allora. Sperando che mi ci porti. Ritorniamo nel ring. Ritorniamo nel ring e portiamo questa salute sul giallo.
John Cena is starting to take some deep breaths in there. Okay, vediamo cosa succede. Yeah, but it looks to me like he still has plenty of energy in that body of his. I wouldn't look too much into this right now. He's inflicting some serious pain here. Stiamo provando una angle lock, una specie di angle lock. Lui ci sta chiudendo nella STF. Ci ha chiuso nella STF, anzi. Fuori Triple H e J Style stanno... Che sta facendo? Si sta attaccando quello. Ogni volta e J Style ci salva sempre il culo. What's he do? Ma attacca però, tre ore. Adesso dobbiamo portare la salute di John Cena sul rosso. Intanto Triple H la cammina tranquillo. Quindi come obiettivo dobbiamo portargli la salute sul rosso. E Gestel dov'è? Ok, vediamo cosa dobbiamo fare. Triple H ci sta distraendo. Così gli ha fatto fare la mossa a John Cena, ovviamente. Sta prendendo un'arma. Vi ricordo che nei submission match le armi non si possono utilizzare, quindi arbitro la dovresti anche dover togliere. Se per favore la puoi togliere, altrimenti la uso io e la metto nel paletto. Ok, la metto nel paletto, così non me la togli. Oh man, his chances are dwindling quickly. E così non mi squalifichi anche se faccio. This is where we find out who the better man is. Triple H purtroppo l'hai voluto tu. Vediamo cosa possiamo fare dal paletto. Perfetto. Abbiamo portato la salute sul rosso. Adesso gli stiamo facendo la calf crusher. Abbiamo vinto il match con la mossa di AJ Styles. Ok, stasera Buzz ha dimostrato a tutti. Kurt Angle, cosa ci fa Kurt Angle qua? Stasera l'abbiamo visto davvero tutte. Cosa ci fai tu adesso qua? Nonostante i numerosi tentativi di Triple H di metterti i bastoni tra le ruote, hai ottenuto risultati davvero notevoli qui a SmackDown. Tanto che mi sono convinto che anche il pubblico di Raw meriti di godersi un po' di questo spettacolo. Madonna, la bocca guarda, è inguardabile però, Per questo ho trovato un accordo con Daniel Bryan per fare uno speciale scambio, una tantum, e mandarti immediatamente a Raw. A posto. Era lo show dove io volevo andare già dal primo momento. Faccio fatica a crederci, ma Buzz verrà trasferito a Monday Night Raw. È vero, è dannatamente vero. Finalmente ragazzi andremo a Raw. Vediamo cosa succede adesso. Vediamo se qualcuno ci fa le congratulazioni per quello che abbiamo fatto. Ok, qua abbiamo finito il capitolo. Vediamo se c'è una scena del nostro arrivo a Raw. Questa intanto è la chitarra di Elias. Perché? Rotta tra l'altro. Vediamo se ci fanno vedere qualche scena. No, ok. Allora, ragazzi, io direi che l'episodio può finire qua. Ci vediamo al prossimo, dove debutteremo finalmente a Raw. Grazie per la visione, vi invito a lasciare un like, commentare il video e di condividerlo. Ci vediamo al prossimo episodio.